Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ultimo video natalizio, cioè pre-natalizio chiaramente, pubblico oggi e poi facciamo una piccola pausa di 2 giorni, cioè Natale e Santo Stefano, giusto per chiaramente calmare un po' le acque e ripartire già col 27 e 28 con altri contenuti. Voglio commentare, prima di lasciarvi ai vostri cenoni, pranzi, regali, regalini e quanto altro, a quelle che sono le parole di Arriva Bene, che dopo l'ultima partita giocata ha rilasciato delle dichiarazioni in merito ad alcune situazioni di alcuni giocatori, situazioni contrattuali. Alla luce di quelle che sono state alcune dichiarazioni, da una parte penso al caso De Ligt legato a Raiola, che ha detto fondamentalmente che ci sono possibilità che possano andare via, e quelli di Dybala che ancora adesso, nonostante siano passati mesi in cui si discute del rinnovo, il rinnovo non è arrivato. E il famoso Antun, che è il famoso Antun che fa la spola tra l'Argentina e Torino, da una parte si dice che non abbia requisiti FIFA per fare da intermediario, dall'altra in realtà potrebbe nascondere qualche sfrido, qualche problemino, qualche scontro col club, con la Juventus, che ha portato anche a non trovare una soluzione, perché è da mesi che se ne parla. E mi fa anche un po' strano che dopo mesi si sia capito che questa persona non può in qualche modo agire come agente FIFA. Detto questo, Arriva Bene risponde in qualche modo, molto direttamente secondo me, a quelli che sono i due casi, dicendo una cosa molto forte, voglio leggervela. L'attaccamento alla maglia da parte di molti giocatori è in misura minore dell'attaccamento che hanno per i loro procuratori. Chiaramente si fa riferimento a De Ligt e Dybala, che sono in questo modo, in questo momento, coinvolti in questioni di rinnovi piuttosto che potenziali cessioni. Dybala è il numero 10 della Juve, De Ligt è un grande giocatore, loro devono fare il loro lavoro e noi facciamo il nostro. I rapporti sono sereni, ma loro, come tutti, devono dimostrare attaccamento alla maglia in campo. I rapporti sono assolutamente sereni e quando sarà il momento parleremo anche con loro, come con tutti gli altri. Molto diretto, forse sono poche volte che c'è uno scontro, un'affermazione così diretta, cioè si fanno anche nomi e cognomi, si parla di Dybala e De Ligt, e chiaramente parlando anche del discorso procuratore, del fatto che alcuni giocatori siano più legati ai rapporti con il procuratore e che la maglia, questo è una cosa molto pesante e chiaramente ha un po' diviso anche secondo me la tifoseria, anche se io penso che queste parole di Arriva Bene siano fondamentalmente delle parole giustissime, che però cozzano un pochino con altre cose, con un po' di cose. La prima su De Ligt, De Ligt che da una parte si è innalzato un po' da solo come potenziale leader dopo quelle dichiarazioni sul fatto della mentalità, del fatto che molti non ci mettono, si fanno errori mentali e non tecnici, eccetera, eccetera, un po' come a criticare anche alcune prestazioni e in qualche modo a certificare se stesso come un leader che invece le cose le fa secondo mentalità. È anche vero che da questo punto di vista può anche essere vista questa cosa qua, questo lamentarsi come un tentativo di sfuggire alla Juventus quando possibile, e qui chiaramente poi le dichiarazioni di Raiola che a livello cronologico sono arrivate subito dopo queste parole di De Ligt. E quindi alle parole di Raiola Arriva Bene ha risposto in questo modo. D'altra parte va un Dybala che chiaramente porta avanti questa trattativa. Le parole di Arriva Bene, sì, per quanto siano molto allineabili, secondo me, con alcune parole di Paratici dello scorso anno, quando si diceva che fondamentalmente Dybala la sua offerta l'aveva ricevuta, e poi non c'è stata mai nessuna conferma, e per ora Dybala è ancora un giocatore da Juventus solo fino a giugno 2022, e effettivamente queste parole sono molto allineabili a quelle parole là. Quindi mi dà la conferma che Dybala, sì, voglia rinnovare, però ci sia qualcosina che mette in stallo tutta la trattativa. La vera cosa che fa un po' cozzare questa cosa è che quando si parla di giocatori che hanno dei rapporti più privilegiati con i procuratori rispetto a quello che è l'attaccamento alla maglia, mi sta bene fin tanto che, voglio dire, il procuratore in essere, in questo caso quello di De Ligt, non quello di Dybala, cioè Raiola, è anche un procuratore molto amico della Juventus, un procuratore che la Juventus ha sempre utilizzato, e è un procuratore che da diversi anni sta facendo il mercato della Juventus, un procuratore che è amico di Nedved. Quindi quando si parla anche di procuratori che sono legati molto ai giocatori, giocatori che sono più legati al procuratore che alla maglia, è un po' anche la Juventus che ha permesso a questi giocatori di arrivare a questo punto qua. Se De Ligt è legato al procuratore e alla possibilità che grazie a questo procuratore si possa arrivare in un'altra squadra, possa andare in un'altra squadra, possa fare un altro tipo di percorso, è anche vero che glielo permettiamo perché noi abbiamo per anni tessuto dei rapporti,
molto particolari con Raiola, e contando che nel calcio odierno i procuratori spesso questi nomi qua, Mendes, Raiola, eccetera, eccetera, contano di più dei club stessi, ecco che la Juventus un po' va in cortocircuito, e da una parte Nedved, che ha sempre avuto questo rapporto molto privilegiato con Raiola, un po' anche succube della figura, tanto con quelle foto a cena, eccetera, eccetera. E d'altra parte, che arriva bene, che giustamente per lui, però, poi la coerenza in generale sarebbe interessante, fa riferimento a certi giocatori che non sono attaccati molto alla maglia, quanto piuttosto ai procuratori. Quindi bisogna capire dove la Juventus vuole andare a parare, cioè se rimanere succube di questi procuratori e poi chiaramente criticare i giocatori che poi fanno un ragionamento di tipo anche personale, giustamente egoistico, o se invece non dico tra i ponti con i procuratori, ma mettere i procuratori al loro posto e la Juventus in primo piano. Poi chiaramente è il calcio, il sistema calcio che va modificato, perché non è che la Juventus può a un certo punto dire no, i procuratori decidiamo noi, i procuratori non hanno più peso, no, perché se poi gli altri fanno così, tu ti trovi praticamente senza nessun contatto, senza nessun legame, senza nessun percorso prioritario per arrivare a certi giocatori, quindi poi alla fine è il sistema che deve cambiare. Però è vero che poi qualche volta voglio notare questa, non dico ipocrisia, ma questa lieve incoerenza tra le posizioni. Detto questo, arriva bene, comunque è stato molto diretto e mi è piaciuto perché sarebbe ora che si iniziasse a mettere al loro posto i procuratori, però ripeto, è il sistema che deve cambiare e depotenziare questo ruolo che sta facendo praticamente un disastro a livello dei calciomercato dei club, ma soprattutto ormai il procuratore è colui che fa il mercato. La dirigenza, diciamo che deve capire a quale procuratore affidarsi, però poi fondamentalmente i vari club sono succubi di alcune manovre di alcuni procuratori, questo è abbastanza appurato. Aspetto i commenti qui sotto per quanto riguarda ovviamente questo tema. Bene ragazzi, piccola chiosa finale, chiaramente questo è l'ultimo video della vigilia, è l'ultimo video pre-natalizio, poi ci vediamo dal 27 in poi, volevo quindi farvi i migliori auguri di buon Natale, intanto quelli di buon Natale, poi c'è anche buon anno, questo ne parleremo più avanti. Passate un buon Natale in sicurezza, prima di tutto, perché questo è molto importante, visto il periodo che non è dei migliori, ma insomma questa è una cosa ormai scontata che da 2 anni ci ripetiamo. Che sia un sereno Natale, un felice Natale, che porti gioia e che porti magari un po' di speranza per il futuro, perché fino ad ora questi 2 anni sono stati molto duri, anche dal punto di vista sportivo, ecco, parlando di Juventus, ma soprattutto quello che conta per quanto riguarda le nostre vite reali e personali. Quindi speriamo che poi il 2022 porti con sé un po' di speranza in più rispetto a quella che ha portato poco di più il 2021 rispetto al 2020. Quindi buon Natale, ci vediamo quindi della settimana prossima, che praticamente fra 3 giorni, non è che passi chissà quanto tempo. Come sempre, forza Juve, e alla prossima. Ciao. Siamo sempre qua, storie in bianco e nero, dove abbiamo solo un ruolo fisso da compagno.